Parlare Futuro, lezioni d'autore, è alla sua nona edizione. Coinvolge 3 province, Fermo, Macerata e Ancona, e 5 comuni, Porto Sant'Elpidio, Porto Recanati, Sarnano, Montecosaro e Loreto. La rassegna è sostenuta da numerosi sponsor privati che vorremmo citare uno ad uno. Dario Ciotti, Stamperia Bonassi, Quota CS Sport, Etoile, Edil Molini, Eco Impedienze, Notaio Alfonso Rossi, Sollini, Sull'Ufficio Romano Mannini, Vetreria Petrini, Edif, Coface, Eros Manifatture, OMM, Malaspina Manuel, Silenzi Luciano, Suolificio, Brolla, Il Gambero, Eurotecna, Global Multimedia, Simonelli Cinture, Calvani Luciano, Le Fornarette di Prosperi Moreno e Galleria Gio. La rassegna Parlare Futuro è un ciclo di incontri che hanno come tema il futuro visto da prospettive differenti che si confrontano sui temi più caldi della contemporaneità. Ogni anno vengono coinvolti quelli che sono gli intellettuali più innovativi rispetto ad un pensiero sull'esistente e sulla possibilità di vedere la crisi che stiamo attraversando come un'opportunità e non come una calamità. Tutti i campi della scienza sono coinvolti: scienza, storia, sociologia, narrativa, poesia, economia, fisica, filosofia, psicologia, psicanalisi, architettura e arte. L'ideatrice e direttrice artistica della rassegna è Arianna Salvucci, che chiamerei per l'introduzione alla serata. Grazie. Buonasera e benvenuti. La rassegna è promossa dal Comune di Montecosaro, che ringraziamo, ha voluto con forza questa tappa qui a Montecosaro. Volevo chiamare qualcuno degli amministratori, ma il sindaco verrà più tardi e quindi diciamo il saluto penso che lo voglia fare più tardi. A me l'onore dell'introduzione, sono diciamo un po' emozionata e, come dicevo praticamente la professoressa Nicola Vassallo, ho un certo timore reverenziale praticamente per diciamo questo, cioè per la sua persona. So di non sapere, può essere l'incipit del discorso inaugurale di stasera. Mai come stasera ho guardato dentro l'abisso della mia ignoranza, mai ho sentito la mia inadeguatezza riguardo alla conoscenza con tanta intensità. Ma chi è l'ignorante? Colui che sa di non sapere, colui che nonostante la sua inadeguatezza aspira a conoscere, o colui che non ha nessun interesse per la conoscenza? E cosa significa conoscere? E ancora, vi è una differenza fra filosofare, cioè porsi domande filosofiche, ed essere filosofi? Viviamo nella società della conoscenza, o il nostro conoscere è pura illusione? Con tale fardello di domande mi sono accinta all'incontro di questa sera. Un incontro, quello di stasera, auspicato e nello stesso tempo temuto. È infatti con una sorta di timore reverenziale che accolgo la professoressa Nicola Vassallo, la massima esperta italiana di teorie della conoscenza e di epistemologia. Una filosofa non accomodante, una filosofa che non ama blandire il pubblico, una filosofa che non è tiranneggiata dall'audience e non asseconda il desiderio troppo umano di piacere o compiacere. Una filosofa che a Londra continua a tornare e a Londra continua a sentirsi a casa. Un po' meno in Italia, dove insegna filosofia teoretica all'Università di Genova, dopo un dottorato al King's College di Londra. È autrice di saggi appassionanti ed appassionati, come per sentito dire, Conoscenza e testimonianza, Piccolo trattato di epistemologia, Filosofia delle donne, Donna m'apparve, Annegare, Meditazioni sulla conoscenza e l'ignoranza. Corrispondente per Il Fatto Quotidiano, L'Unità, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Venerdì di Repubblica, ama scrivere con raziocinio e riflessione, nonché il valore della riflessività come tratto distintivo dell'umanità. Non quindi amica del filosofare con il martello nocciano, aprirà scenari a altri rispetto al filosofo tedesco. E qui non vado oltre. Nicola Vassallo. Come preannunciato, mi sono emozionata, ma il mio pubblico è abituato a tutto. Benvenuta. Grazie, presentazione preparata. I filosofi devono essere semplici. E attendere. Thank you.
Allora, quello che tenderò, mi hai detto che le domande le lasciamo per ultime e io ho 40 minuti a disposizione. Non mi interessa aggiungere alla fine di... perché non riuscirò nonostante i tagli. Mi interessa sollevare in voi delle domande come i filosofi. I filosofi seri sollevano in se stessi. Il tipo di filosofia che pratico, che si pratica poi nel mondo che conta, è una filosofia di tipo socratico, cioè è un dialogo, è una filosofia ragionata ed è priva di alcuna retorica, cioè non c'è il maestro alla fine e l'allievo o in questo caso il relatore, il pubblico, perché possiamo tutti ragionare assieme e la cosa importante alla fine è che io riesca a donarvi qualcosa e che voi alla fine mi doniate qualcosa su cui riflettere. Questo è molto importante. Non credo nella strada della filosofia. Perché è l'impronta, diciamo, anglosassone o comunque che ho ricevuto. Trattiamo gli antichi e i contemporanei sullo stesso piano. Guardiamo come ragionano, se ragionano bene o ragionano male. Quello che forse invece accomuna, spero, tutte le questi due diversi tipi di filosofia, lo spero, non va sempre così, è che si lotti contro gli stereotipi o i pregiudizi. Si vive male. Perché? Perché lottare? Perché si vive male alla fine. Magari all'inizio si pensa di vivere bene, però con l'andare del tempo si vive davvero male e l'Italia è una delle tante conferme o la Brexit è una delle tante conferme. Una domanda, poi l'unica domanda che faccio loro, cioè secondo voi poi mi faranno spero tante domande, ma quanti anni ho? 57 anni quasi e vi considerate, quando ascoltate un filosofo, vi considerate sul medesimo piano ragionativo o no? Non vi dico contenutistico, ragionativo. No? Perché? Perché no? No, ragionativo, non uno studia filosofia o l'altro ingegneria o l'altro architettura. O che so, agraria di cui io nulla so, però quando si ragiona più o meno credo il tentativo che farò stasera è passare da Nietzsche, è un tentativo veramente, scusate il veramente, non dovrei usarlo come filosofo, passando da Nietzsche arrivare a un problema attuale, perché poi alla fine è quello che ci interessa, la filosofia,
Se invece, non so, pensiamo a Socrate, Tommaso, Cartesio, Schopenhauer, eccetera, contestualizzati storicamente, non perdiamo totalmente il senso di ciò che ci vogliono trasmettere o di ciò che possiamo criticare del loro pensiero. Come vi ho detto, non voglio terminare e citerò qualche volta Nietzsche in un azzardo filosofico quasi. Il fatto che al di là del bene e del male significa volere andare al di là, dove Nietzsche non ce lo dice. Io ho sempre pensato che modestamente, senza che Nietzsche volesse proporsi questa impossibilità di andare al di là del bene e del male, come è impossibile andare al di là dell'orizzonte, cioè un cammino che veleggiando o navigando all'orizzonte poi è lì, non c'è niente da fare. Lo vediamo, ma non lo raggiungiamo mai. Dunque, vogliamo andare al di là e spero di arrivare a parlare di sesso e genere. Al di là del bene e del male, cioè il sesso è molto stereotipato da secoli e nonostante i biologi ci abbiano detto negli ultimi decenni mille volte che i sessi non sono solo due, noi continuiamo a pensare che siano sesso maschio e sesso femmina. E a un certo punto, comunque, si è creata questa necessità di un incrocio del maschio che può avere atteggiamenti femminili, tra virgolette femminili, come metto tra virgolette maschili, e che la femmina, come sesso, possa avere atteggiamenti maschili. Pensate a una giocatrice di hockey. Qua le giocatrici di hockey in Italia mancano, però se quando le vedete vestite da hockey non vi salterebbe, la prima volta che le vedete non vi salterebbe in testa che possono essere cioè attribuite a loro, a un genere maschile, quando il sesso è femminile. Allora dice questo libro, cito da Nietzsche: questo libro è composto di annotazioni. Ci ricorda un po' Wittgenstein, per cui questa divisione tra continentali, analitici, questo libro è composto di annotazioni da me fatte durante la nascita di Così parlò Zarathustra. O più esattamente durante gli intermezzi. Pensate a quanto era, sì, dico tutti che fosse pazzo, no? Quanto era sottile Nietzsche durante gli intermezzi di quella nascita, sia per ristorarmi sia anche per interrogare e giustificare me stesso
nel pieno di un'impresa estremamente ardita e densa di responsabilità. Aveva l'idea dell'intellettuale che deve essere responsabile. Oggi come oggi, non so quanti filosofi o intellettuali siano consapevoli della responsabilità nei confronti degli altri. Questo Nietzsche lo scrive in un abbozzo di prefazione del Al di là del bene e del male. Fine citazione, cioè un filosofo, questo c'è comunque in Al di là del bene e del male, un filosofo che è Nietzsche, che sente di essersi ancora pienamente realizzato, e questo è il secondo me la del filosofo. Non ci sentiremo mai pienamente realizzati, perché cioè, siamo sempre alla ricerca e ci deludiamo costantemente. Non dobbiamo essere dogmatici, non dobbiamo trattare gli altri come fossero inferiori, eccetera eccetera. Dunque, un filosofo che sente di essersi ancora pienamente realizzato come tale, che ha parlato dei greci. Chi non parla dei greci? Cioè, chi fa filosofia e oggi, come oggi, non si riferisce al dialogo socratico? Cioè, chi oggi come oggi è così sciocco da imporre il proprio pensiero senza che sia un dialogo tra, per esempio, me e un'altra persona, non necessariamente un filosofo? Cioè, il dialogo è per me, il dialogo socratico è la filosofia condensata a livello metodologico. Poi parla di questo filosofo che si è espresso come psicologo moralista. Qua, secondo me, c'è un errore di traduzione. Secondo me, psicologo etico, comunque, uno storico, è giunto all'effusione lirica di Così parlò Zarathustra. Ma vuole anche cimentarsi sul terreno teoretico. Questo a me conviene molto, perché sono un ordinario di filosofia teoretica da 15-20 anni, non so. L'intenzione di Nietzsche è di costruire una filosofia sistematica che oggi come oggi invece non abbiamo più. Cioè, oggi ci siamo purtroppo specializzati in, per dirla la Leibniz, in monadi. Ci siamo incarnati in monadi che non riescono poi a dialogare con gli altri e le altre. Si può affermare che riaccostando Nietzsche a Schopenhauer, si recupera in modo forte, seppur appena sconfessato, il valore della metafisica. Ora, la metafisica, attenzione, non sono la sola a sostenerla,
la metafisica non è la scienza dell'essere, punto e basta. C'è questo mio collega inglese che sostiene che la metafisica è la filosofia, perché parla in metafisica parliamo di identità personale, di spazio e tempo, di conoscenza, di mente e corpo, pensate alle meditazioni di Cartesio. E pensando alle meditazioni metafisiche di Cartesio, se voi avete presente, sono 6 meditazioni, no? Brevi, difficilissime, ci si lavora da anni tutti noi sopra. E se voi avete le metafisiche in mano, solo su questo è lo spessore. Se invece poi avete anche comprate edizioni con le obiezioni e risposte, cioè, per cui torniamo alla metodologia socratica, diventano spesse così. Non c'era internet, per cui costoro si mandavano delle lettere, cioè non c'erano neanche le auto, c'erano. Non ridete, non so. Nietzsche, io non sono un esperto di Nietzsche, grazie alla professoressa mi sono confrontata dopo anni con Nietzsche. Ci ho messo un po' a confrontarmi, perché Nietzsche non è Heidegger. Nietzsche è comprensibile, Heidegger è incomprensibile, e per di più, se non dividiamo o spartiamo le scelte politiche da quelle filosofiche, Heidegger, per diventare rettore è stato nazista e poi è stato salvato alla fine da Anna Arendt, ma questa è un'altra cosa. Si dice che Nietzsche sia dedicato soprattutto alle amicidiali scorribande di nomadi negli ambiti dell'etica, che lui in modo crudele disseziona in psicologia, storia e cultura. Ora passiamo al collegamento che sperimento qua, ma ci metterò 3 o 4 anni prima di pubblicare il libro, per cui concedetemi, siate indulgenti nei miei confronti. Nietzsche, i sessi non sono due, ce lo dicono i biologi, nonostante noi ci sia questo pregiudizio che siano solo due. Redi va ancora più avanti e se XX corrisponde al maschio, scusate, alla femmina, XY corrisponde al maschio. E Redi sostiene che questa Y, questa mancanza della stanchetta, sia dovuto a un incedere della nostra evoluzione, per cui nel giro di non molto tempo
anche perché abbiamo la, adesso abbiamo a disposizione tecniche o tecnologie come la fecondazione assistita, il Redi, Alberto Maria Redi, che è un maschio, dice che purtroppo i maschi si, a causa dell'evoluzione, si sono inutili, si estingueranno. Nietzsche, l'osservazione di Nietzsche, quando lo leggete, si riferiscono solo invece agli uomini maschi e non alle femmine donne. Nietzsche considera le femmine donne un gingillo sessuale per il divertimento dei maschi, degli uomini, e non è solo, cioè non è che ci stia dicendo qualcosa di nuovo, il primo a dire l'uomo attivo, la donna passiva, sì, l'uomo attivo, il maschio, l'uomo attivo, la donna passiva, l'uomo è, adesso l'uomo è il genere, ma non il sesso, ma l'uomo è razionale, la donna emotiva, e alla femmina donna Aristotele attribuisce anche sul piano della sua biologia, che ormai è ampiamente superata, comunque tutti i lati positivi al maschio uomo e tutti i lati negativi alla femmina donna. Cioè, andare a, gli studenti quando dico questa cosa mi chiedono erano i suoi tempi. No, il filosofo deve essere come voi, non solo i filosofi. Quando si ragiona su queste cose, al di là del bene e del male, sul serio. Cioè, non pensare, beh, Aristotele viveva in quel tempo lì e quello ha detto. Beh, che filosofo è, non so. Non voglio offendere nessuno, ma mia madre mi diceva sono pesci vendoli, e io comunque andavo a pescare da piccola, non è che l'etica di cui ci parla, o la morale, come volete, di cui preferisco etica, morale, perché morale poi esce il termine moralismo. L'etica che da Aristotele in avanti, escluso Cartesio forse e John Stuart Mill e sua moglie, cioè cercano Cartesio insiste sulla mente, come sapete, non riesce poi a collegarla al corpo, però non distingue tra una mente femminile e una mente maschile, non c'è, anzi, è stato forse il primo filosofo a dialogare con la principessa di Boemia, chi era? E Cristina di Svezia, che insomma le ha combinate di tutti i colori pur di non diventare regina, però si comportava, ha girato tutta l'Europa come regina, e adesso è sepolta in Vaticano.
un obbrobrio se lo facessero adesso. Il genere è una costruzione sociale, se ci pensate. Cioè, pensate a una scatola, no? Sia per le donne che per gli uomini. Cioè, scatola uomini, scatola donne. E col l'andare del tempo si può modificare questa scatola. Difficile da dirsi, facile da pensarsi, ma difficile da dirsi. La scatola donne del genere, relative al genere, c'è dentro questa scatola, che si modifica comunque, un'icona che gli uomini, cioè, scusate, che le donne debbono raggiungere, e per raggiungere ciò si rovinano la vita, perché sono icone abbastanza irraggiungibili. Pensate, non so, può essere un'icona, la Jolie, beh, chi ci riesce di nome, no? Non so. E dall'altra scatola del genere ci sono uomini, gli uomini, è una scatola sempre normativa, cioè ci dice cosa bisogna essere per essere uomini, e più, forse certe volte è più assurda della scatola femminile, perché l'uomo non può piangere mai. Avete, non so, mai avuto i dati di coloro che hanno i soldati americani che hanno combattuto le guerre medio orientali, no? Cioè, sono combattenti, la maggior parte di loro purtroppo è attualmente ricoverata in ospedali psichiatrici, perché non è facile uccidere un'altra persona. Quanto tempo? No, mi fermo poi. Così facciamo le domande. Ok, grazie. Mi sto annoiando? No, ditemelo, Cioè, la cara terribile, la filosofia, che certe volte è molto noiosa, oppure incomprensibile. Quello che è successo, non so se ci avete mai fatto caso, specie nel Novecento, è che ci sono molti premi Nobel attribuiti a uomini e pochi alle donne. Diciamo stare Marie Curie, un'eccezione, e la figlia, che poi, insomma, per buttare fango su Marie Curie si è iniziato, se leggete qualche biografia o qualche libro su Marie Curie, si è iniziato a dire che era una setata di sesso, ma che lo fosse o no, due Nobel l'ha vinti. E quello che invece è accaduto è che molti Nobel sono stati assegnati a uomini che hanno derubato le donne. Esempio, la prima moglie di Einstein,
ci risulta a livello scientifico la creatrice di tutte le teorie di Einstein. Poi, anzi, Einstein era misogino, lo sappiamo, era molto narciso, per cui butta via la prima moglie e insomma inizia a presentarsi come una sorta di guru. Boh. Non c'ho con Einstein, non sappiamo neanche se quello che la teoria della relatività, cioè i fisici, gli astrofisici, pochi che abbiamo nel mondo seri, ci stanno riflettendo ancora adesso. E poi c'è il problema, vi faccio un esempio perché ci tengo particolarmente, nel senso che ho studiato al King's College, dove lei ha studiato, Rosalind Franklin, è colei che ha fotografato la struttura del DNA, è riuscita. Poi era una donna, per cui sottomessa al suo tutor, tutor collegato con James e Watson, che stavano a Oxford, Cambridge, e il Nobel l'hanno ottenuto loro. Rosalind Franklin invece è morta a 37 anni per un tumore alle ovaie. Però se oggi passate sullo Strand, cioè oggi Rosalind Franklin ha ottenuto dal King's tutto quello che, se voi passate sullo Strand dove c'è il King's, non ci sono James né Watson, ma c'è la fotografia di Rosalind Franklin. Mi stavo ponendo una domanda stupida per me e per voi che mi prima devo chiarire. Una delle cose, riferendoci sempre al di là del bene e del male, che capisco poco, è la posizione della Gilligan. Ne ha scritto la prima volta nel 1982 e dice che io sono rimasta stupita veramente, e dobbiamo rimanere, a mio avviso, stupiti. Lei sostiene che le femmine e donne si occupano solo e devono occuparsi solo dell'etica della cura, perché possono diventare madri, e per cui la madre cura, ma tutte le madri curano, non so, pensate a Caterina de' Medici o un po' di madri, non so, che non curano i figli per nulla, e che invece l'etica della giustizia, che la Gilligan considera banale, viene attribuita ai maschi uomini. No, non ci sto, nel senso che perché è un'ennesima domanda, perché una donna deve per forza essere di nuovo messa in questo scatolone in cui
si deve, cioè normativo, si deve occupare della cura. Invece i maschi uomini, nell'altro scatolone, l'etica della giustizia. Ci vogliono entrambe le etiche, a mio avviso, senza alcuna però divisione né sul piano del sesso né sul piano del gender. Cioè, perché un maschio uomo non può aver cura, prendersi cura del proprio figlio o della propria figlia o di un parente o di un amico? Cioè, sembra un po'... E invece deve avere in testa questa idea della solo della giustizia. Sta sbadigliando. Mi scusi? Stavo tossendo. No, non quanto tempo fa? Mi fermi, eh? Devo saltare perché sono sempre puntuale su. Cerco di... Ho 40 minuti, devo rimanere entro i 40 minuti. Allora, torniamo a Aristotele. E a Galileo. Per Aristotele le donne sono maschi menomati o mutilati, in virtù del fatto che il loro essere femmine coincide con la loro passività. Per cui da qua parte anche tutto il filone che ciò che conta alla fine è la penetrazione sessuale, non la donna passiva, l'uomo attivo. Non è un'invenzione cattolica questa, che dobbiamo riprodurci in modo, diciamo, tra virgolette naturale. Non si capisce poi cosa significa naturale. Invece Galileo ha sostenuto, anche lui, che il libro della natura è scritto in termini matematici. Allora, io sono simpatica con Galileo, nonostante tutto, veramente, nonostante tutto, però questa idea sua che per fare matematica occorre un notevole grado di razionalità, e da cui ne dobbiamo condurre che le donne considerate tra virgolette irrazionali, questo libro della natura non riescono a leggere, e per cui non riescono a conoscere il mondo esterno. E il mondo esterno non significa solo non so, questo teatro. Significa anche conoscere l'altro. Da me, la professoressa che mi sta accanto, come ognuno di voi, ed è molto complessa questa conoscenza, più di conoscere che questa bottiglia sta su questo tavolo. Più o meno perché questo rimane, diciamo, tra virgolette abbastanza saldo, immobile, mentre conoscere singolarmente voi
o conosce la professoressa che mi sta accanto, esige un lavoro per la nostra intera esistenza. Quanto? Dormiamo. Dunque, quello che si sta facendo da sempre, da parecchio, scusate, è cercare i geni che differenziano i maschi dalle femmine, gli omosessuali dagli eterosessuali, eccetera, eccetera. Quello che alla fine per adesso non si è trovato nulla, e anche se si trova qualcosa dobbiamo sempre chiederci se è significativo e come è stato trovato. Cioè, noi in laboratorio non siamo noi fuori del laboratorio, così come il topo in laboratorio quando fanno gli esperimenti non è come il topo che troviamo in giro in campagna. Concludo così mi fate qualche domanda, anche se scusatemi, pur tagliando avrei ancora mezz'ora da dirvi qualcosa. Nietzsche parlava di psicologia. Ora, la psicologia ai tempi di Nietzsche era veramente molto arretrata rispetto a oggi, e uno dei problemi che abbiamo oggi è che ci sono comunque tante psicologie, cioè tante direzioni psicologiche molto diverse, e anche a livello psicanalitico. Quello che ci direbbe Thomas Kuhn è che siamo in un momento ancora a livello psicologico di scelta e per cui di rivoluzione. Non so se Nietzsche sarebbe d'accordo su questo, però credo che credo meglio che ci si può appellare per capire le differenze che occorrono, se ci sono, no, alla psicologia e alle scienze cognitive. Non so invece se Nietzsche citava la psicologia prima, non so se invece alle neuroscienze, se ne parla molto, sono molto in voga, tutti si stanno dando alle neuroscienze, però sapete come funzionano, no? Il cervello viene stimolato più o meno in laboratorio e c'è un afflusso di sangue da qualche parte. Se si parla con un neuroscienziato serio, vi dice che siamo veramente ai primitivi rispetto a dire le neuroscienze vinceranno e ci diranno qualcosa su chi siamo e come siamo. Grazie. Come nostra abitudine apriamo le domande al pubblico. C'è già qualcuno che ha qualche domanda pronta? Se no ne avrei una io, come per un pochino rompere il ghiaccio. Rileggendo un po' i suoi saggi e le sue interviste, lei definisce praticamente la ricerca filosofica come ricerca della chiarezza e della verità. In particolare, non sono una filosofa, quindi se sbaglio qualcosa, insomma, me lo dica, della verità oggettiva.
Ma per verità oggettiva cosa intendiamo? Una verità praticamente certa e inconfutabile? Personalmente credo che sia molto difficile. Alcuni inglesi non sono d'accordo con me, colleghi inglesi o colleghe, parlare oggi come oggi di certezza, perché cos'è? So di sapere di sapere, poi so di sapere di sapere diventa molto complesso per l'essere umano seguire il filone, e quello che come filosofi vorremmo, almeno come filosofi internazionali vorremmo, è estendere la conoscenza alla maggior parte delle persone, che sia uomini o donne possibili. E per cui so di sapere, so di sapere di sapere diventa, restringeremo troppo il gruppo di persone che possono avere accesso alla certezza. Certezza, poi? Parlavo di verità certa e inconfutabile, no? Diciamo che io credo che la maggior parte, stiamo sempre parlando di Occidente, sto escludendo i paesi musulmani, l'Oriente, il Sud America, cioè è inutile, la filosofia è nata in Turchia, ai tempi la Turchia era greca, è nata con i greci, cioè è nata con il nostro Occidente. Se noi pensassimo a ottenere sempre, alcune volte riusciamo a ottenere verità che non sono non risultano perlomeno confutabili, però se pensassimo che tutte le nostre acquisizioni di credenze vere, giustificate da parte dei due generi, o meglio, dato che qua non l'ho detto chiaramente, ma sto lavorando sul no gender, no logo, no gender, e se pensassimo così, non alcuni la pensano così, però non, cioè, il nostro progresso conoscitivo e scientifico terminerebbe, o il nostro progresso personale. Cioè, se noi dicessimo questo è vero e confutabile, questo penso io, non io, voi, io. L'hanno fatto molte dittature, e questo ci fa, cioè, molti dittatori hanno costretto i loro cittadini a, e poi non era una verità quella che raccontavano ai cittadini, cioè i russi che si sono sentiti dire per anni viviamo nel migliore dei mondi possibili, non potendo uscire dalla Russia, insomma, non potevano, non erano neanche colpevoli, colpevoli tra virgolette, dal punto di vista conoscitivo, sia che fossero uomini che fossero donne in questo caso. Perché sono stati penalizzati gli uni e gli altri, o da Stalin, o da Mao, perché sono numerosi,
Hitler insomma bruciava i libri che non gli piacevano veramente. Allora, posso dire una cosa io? Prego. Se non mi fate domande no, è quello che succede in Inghilterra. Se non ci sono domande, vuol dire o che vi ha annoiato mortalmente, o che sono deficiente, o che non vedete l'ora di uscire da qui, insomma. Non ho capito bene, lei prima parlava. Allora, non so se ho capito bene, lei prima parlava dei cromosomi della donna XX e dei cromosomi dell'uomo XY. Quindi in pratica l'uomo sarebbe una derivazione della donna perché avesse una parte del segmento, oppure ho capito male da questo punto di vista. E poi volevo dire anche un'altra cosa, quanto ha influito anche gli ormoni, tutta la neurochimica nell'etica sia maschile che femminile. Allora, secondo per rispondere alla sua seconda domanda, non lo sappiamo ancora. Qua viaggia lo stereotipo, no? Ci sono gli ormoni maschili che portano l'uomo a essere il cacciatore, che portano a lasciare, abbandonare la compagna immediatamente per per andare altrove. Ma invece qua c'è un'altra teoria che dice che siamo un'altra teoria biologica interessante uscita negli ultimi anni, che dice, sostiene che se noi esseri umani siamo così deboli a livello di forza rispetto e di potenza rispetto agli altri animali non umani, che siamo stati costretti sia l'evoluzione ci ha portato per sopravvivere questo vale per maschi uomini e femmine donne, a sviluppare un alto grado di razionalità, per cui non c'è più, sparisce la figura del man the hunter, cioè l'uomo cacciatore molto violento, che invece alcune teorie anche attuali conducono questa teoria al fatto della violenza sessuale o delle molestie degli uomini sulle donne. L'altra domanda? La domanda era, non so se ho capito bene, comunque mi sembra anche diciamo, un po' comica la cosa, cioè il cromosoma XX della donna e il cromosoma XY dell'uomo, cioè in pratica l'uomo ha perso questo segmento, quindi diciamo anche che l'uomo è o un'evoluzione o un'involuzione rispetto alla donna, quindi diciamo anche quel concetto biblico che dice che la donna è stata creata dalla costola della... No, c'è l'astrofisica Savaglio, che è stata una mia amica, adesso non l'è più, per carità, ha confuso le cose e in televisione ha detto che la donna si sentiva sola e così a tavola ha preso una costola. Però io lascerei questo tema a chi studia la Bibbia di professione, l'Antico Testamento, che poi
l'Antico Testamento alla fine riunisce le tre religioni monoteiste. Non ci hanno riflettuto per adesso neanche teologi. Diciamo che si vedono spesso in televisione, come Mancuso, che non è un filosofo ma un teologo, se lo è, però sono domande molto interessanti che esigono una risposta da loro, non dal filosofo, ma semmai da chi studia biologia o studia l'evoluzione, insomma, biologia evoluzionistica. Come filosofi siamo veramente imbelli di fronte a questa domanda e insieme a molte altre domande. Altre domande? Ma vi ripeto, perché sennò vi ho annoiato mortalmente. No, le volevo chiedere, a parte che adesso viene in mente che comunque c'è la partenogenesi e non c'è l'inverso, quindi riguardo al fatto del sesso maschile e del sesso femminile. Le voglio chiedere, in rapporto al suo intervento, che ne pensava dei danni che poteva aver fatto Freud con l'invito del pene e tutti gli annessi, diciamo, che strascico c'è ancora oggi, diciamo, nel pensiero. Dunque, Freud era un medico e ha la maggior, diciamo, la maggior teoria che ci ha donato Freud è stata quella di andare contro la filosofia, che ha sempre considerato, pensando a Cartesio, l'io trasparente a se stesso. Cioè, Freud complica molto l'io. Non era un medico, però non era un cattivo medico come Jung. Freud ha lasciato una figlia e ha lasciato una scuola, però anche Jung ha lasciato una scuola e poi ci sono state molte altre scuole psicanalitiche. Di nuovo Thomas Kuhn le risponderebbe: la psicoanalisi oggi come oggi è in un periodo di rivoluzione, cioè ci sono 10-20 teorie psicanalitiche in giro. C'è chi crede che la psicanalisi sia curativa e basta, c'è chi crede che dica qualcosa della mente di noi, c'è chi crede che sia una scienza, c'è come Popper che è convinto che sia una pseudoscienza, cioè tutto va bene, insomma, ti spiego qualsiasi cosa che ti accade, che a te personalmente sia X o Y, te lo spiego comunque, insomma. Non è una cattiveria, è Popper che lo dice. Non mi serve il microfono, penso che mi sentite. Mi sente? Sì. Ottimo. No, l'importante è che la sentano. Sì. Buonasera. No, la mia è una domanda molto più semplice, forse, visto che. Non ci sono domande semplici. Allora faccio una domanda normale. No, neanche normale, una domanda. No, stiamo parlando di donna femmina, maschio uomo. Mi chiedevo se potesse darci qualcosa di quanto più simile a una definizione dei termini che stiamo utilizzando durante questa serata, per avere tutti quanti più o meno un metro di paragone, ecco. Quello che vi posso dire è che a livello biologico, come non ci sono solo due sessi, no?
cioè le cosiddette disformità sessuali XXY eccetera non sono più considerate dai biologi difformità o anomalie, sono considerate un terzo sesso, poi un quarto sesso, un quinto sesso, per cui ed è, questo io lo considero un bene, perché in una società in cui una coppia ha un figlio che non è, o una figlia che non è né XX né XY, e operano questo bimbo o bimba, lo fanno al di là di qualsiasi volontà della persona, e questo è più o meno poi irreversibile nella vita del bimbo o della bimba. Per quello che concerne il sesso, è comunque l'appartenenza sessuale è comunque qualcosa che riguarda la biologia. Invece l'appartenenza di gender è una costruzione sociale che a seconda del periodo storico oppure delle società in cui viviamo va a modificarsi. Vi faccio un esempio sugli uomini. Allora, Cesare, non lo dico io, lo diceva Cantarella, Cesare il condottiero romano, lo vediamo così, diremmo a livello di genere, perlomeno, un uomo forte, un uomo, insomma. Cesare non è, a parte poi cosa gli ha fatto Bruto, ma un brutto cuoco, eccetera, ma però quando rientrava a Roma, no, vorrei che ci fosse Eva Cantarella qua, perché ho tante passaggi a dirvelo, cioè poi è bionda, molto più bella di me, eccetera, eccetera. E Cesare, quando rientrava a Roma, si vestiva da donna e sculettava e andava in giro. E le donne contavano relativamente, anche se più che in Grecia, però Cesare è stato effettivamente con molti schiavi, però da uomo attivo, da genere attivo, lo schiavo doveva essere passivo a livello sessuale. Più o meno l'ho risposto? Sì, no, intanto, e non è scontato già il fatto che comunque sia lei tende a ridurre, che ripeto, non è scontato, io non saprei francamente che altra alternativa c'è, però già il fatto di ridurre a un aspetto prettamente biologico già è comunque una definizione, già quella è sufficiente come definizione, ecco. Il sesso? Il sesso. Non è che lo riduco io, è che se vogliamo uscire dallo stereotipo che o dai pregiudizi che noi vestiamo sull'appartenenza sessuale, abbiamo molti pregiudizi ancora che di cui dobbiamo liberarci, e almeno spero, mi auspico, dobbiamo anche capire che la filosofia non è più tutto, non risolve tutto, meno che mai a partire dalla fine dell'Ottocento. Poi ci sono state varie rivoluzioni scientifiche, dobbiamo concedere a varie scienze
come dire, il loro compito, dobbiamo anche accettarlo. Poi se vuole andare proprio nei particolari, c'è il problema, anche io ho studiato a lungo del naturalismo filosofico, non quello scientifico. Il naturalismo filosofico, prima c'era lo psicologismo, poi è arrivato il naturalismo filosofico con Quine, quello radicale, vuol ridurre tutta la filosofia alla fisica. Ha ricevuto molte obiezioni, però ci sono ancora quagnani in giro che sostengono in modo forte la posizione di Quine. Poi c'è il naturalismo moderato, Goldman, eccetera, che invece dice la filosofia ha bisogno solo in alcuni casi di appellarsi alla biologia, alla psicologia, eccetera, cioè alle scienze empiriche. Perché la sua domanda esigerebbe un corso di filosofia. Se me lo concedete, poi prometto che lascio la parola a chiunque altro, io mi tiro fuori, prometto. No, l'unica cosa è che la risposta che lei ha dato, ovvero sia la tendenza a ridurre un sesso prettamente all'aspetto biologico, è importante, suppongo, proprio perché parlando di gender, e quindi magari un uomo che chiede di essere riconosciuto come donna, ma che a livello biologico possiede i cromosomi XY, per cui geneticamente è un uomo, ecco, nel senso la sua risposta di ridurre il sesso a livello genetico c'è la categoria del transgender, cioè biologicamente mettiamo una femmina, però l'avevo detto credo all'inizio, però vado a finire a essere riconosciuta come a livello di gender come un uomo, però ripeto, lo trovo pericoloso. Prima della Butler, di Judy Butler con Gender Trouble, ci sono state molti filosofi americani e inglesi, escluso questo è poi andiamo sul complicato, che hanno sostenuto ad esempio, una domanda che le faccio: cosa vuol dire sentirsi? Io sono appartengo a un sesso che non credo che ce ne siano solo due, almeno i biologi mi dicono così e credo, i filosofi non ci possono fare niente, Se io dico biologicamente sono mettiamo X, no X, X A, sono A, e però mi sento B a livello di gender, il problema è che rientro in una categoria normativa che mi può essere riconosciuta o no, però esco da una comunità con cui posso discutere se sono così dogmatico o dogmatica da dire punto. Io mi... E come ci si fa sentire?
cioè quel bellissimo articolo di qualche anno fa di Thomas Nagel che si intitolava cosa significa sentirsi un pipistrello. Perché ridi? No, è quello, il problema è quello, cioè comunque il mio è un work in progress, non è che abbia delle risposte ferree da darmi, assolutamente, magari fra 5-6 anni, non so se sono ancora viva. Nessuno? Basta? Ecco. Sono uomini che fanno domande. La mia è una domanda da profano, così. Però mi viene in mente questa questione. Ma la filosofia attualmente differenzia un'etica nella relazione essere umano verso essere umano con un'etica nella relazione uomo-donna? Definisce un'etica della relazione uomo-donna? Un po' quello che ho detto prima, ma cioè l'etica della cura, l'etica della giustizia, l'etica della cura che viene attribuita al genere femminile e l'etica della giustizia che viene attribuita al genere maschile, beh, io lì guarderei la storia come andata, insomma. Elisabetta prima cos'era? No, è una domanda che faccio, cioè Elisabetta prima incarnava l'etica della cura, no? Non credo proprio. O qualche Caterina de' Medici che è stata in Francia, no? Si faceva fuori figli anche per ottenere... Caterina di Russia però era molto dal punto di vista culturale era veramente cioè non ha incarnato tanto il potere in se stesso, il potere sì, ma accomunato a la richiesta di una grande cultura da parte della società che governava. Beh, lo stesso vale per quella che vi ho già menzionato, cioè che ha rifiutato di diventare regina di Svezia, ha scritto a Cartesio dicendo beh adesso io voglio studiare figlio. Era educata dal padre, andava a cavallo, faceva qualsiasi attività maschile o femminile, soprattutto maschile, per i tempi. E a un certo punto convoca Cartesio perché vuole, era giovane quando l'ha convocato, aveva 16 anni. Cartesio ci pensa un po' perché era un grande milione. Quando arriva in Svezia lei dice lezioni alle 5 del mattino perché poi ho altro da fare. Niente, poi Cartesio è morto in Svezia. È vero, no? Alcuni attribuiscono la morte a lei, adesso non so. No, prego. Ah, finalmente. Ho letto, come? Finalmente! Leggendo il titolo dell'incontro, dell'intervento di stasera, ho cercato di ragionare, no? Al di là del bene e del male, due punti, spiegazione, gender. In prima battuta ho pensato, cioè, oltre il bene e il male, che cos'è? Cosa c'è? C'è qualcosa che non bisogna definire in base alla biologia? Però mi è sembrato riduttivo come pensiero, perché al di là del bene e del male ragionato così è come se io tralasciassi e lasciassi indietro i due concetti che invece debbono trovare un incontro. Quindi ho cercato di rivedere
di reinterpretare questo pensiero guardandolo in questa maniera, come il bene e il male possono trovare un'adesione, un incontro, una tolleranza, una vicinanza. Due punti, gender. Mi chiedo, è più corretto questo secondo pensiero? Se posso chiedere la sua opinione? Certo che può. Quanto è importante oggi, e perché non è stato prima, e perché è necessario, forse continuerà a esserlo in futuro, avere la necessità di cambiare modo di dialogare, modo di esprimersi, modo di affrontare le conversazioni, tralasciando l'uomo maschio, donna, femmina. Grazie. No, si figuri, la ragazza la domanda ed è quello che gli storici pensano, più che i filosofi, cioè i filosofi riportano tutto Aristotele, i filosofi della religione, quelli seri che non fanno, cioè, fanno filosofia della religione, non fanno filosofia della religione cattolica come succede in Italia, avrebbero da dirla loro. Quello che risulta è, non so se avete mai letto Cipolla, lo storico. Cipolla, magnifico quello che dice sugli stupidi, ma per rispondere a lei, il nucleo di questa famiglia, tra virgolette, cioè in cui c'è un padre, tra virgolette, padrone, una donna soggetta e due figli, si deve alla rivoluzione industriale inglese. Cioè Cipolla riporta, dice, arriva una certa economia e genere e sesso si devono adeguare, però questo tipo di economia adesso non c'è più. Cioè nessuno va più in miniera o nessuno sta più a casa a lavorare come un servo con tutta la famiglia, nessuno dorme più in un letto con madre, padre e tutti i figli. Per cui dovremmo vedere come, ripeto, limitandoci all'Occidente, perché sennò poi... non per l'epidemia, limitandoci all'Occidente, perché la filosofia è nata qua. E poi tra l'altro io credo poco ad antropologia. Dovremmo guardare a cosa oggi l'economia ci sta portando e come possiamo, cioè, adeguarci, secondo Cipolla, questa è l'idea di Cipolla, a un nucleo personale o familiare che sia adeguato all'oggi, che non risalga a un lontano 800, se va bene. Mi ho risposto più o meno? No. Infatti, perché non sulla questione se è necessario opportuno di cambiare il modo di esporre, di confrontarsi con gli altri, perché è cambiata anche l'economia, quindi l'economia sposta le forze, sposta anche il modo di affrontare e di vivere il lavoro, quindi anche, no? E forse questo riporta al ragionamento di prima, che a un certo punto forse del maschio non si avrà più bisogno. Perché se arriviamo alla tecnologia come quella di Fahrenheit, no? Gli schermi, non ci abbiamo più bisogno, non avremo più bisogno di forza mascolina, forse, no? Che è quella che, o di dominio o di bisogno, perché basterà spingere un pulsante e veramente far partire un drone, lo posso fare anch'io, non ho bisogno di andare in guerra mettendo avere. Ok. Ma è necessario? Cioè
aspetti, lei mi sta dicendo. Se seguiamo questo percorso, arriviamo al percorso inverso, cioè ci sarà sempre comunque un bene o un male, non c'è l'incontro, o no? L'etica parla, che è la disciplina filosofica che parla di bene e di male, è quella una, cioè abbiamo tre discipline filosofiche soggette molto al dubbio scettico, non globale, quello cartesiano, no? Una è l'etica, l'altra è la filosofia della religione, infatti se andate a vedere, cioè solo Agostino parla un po' di dubbio, cioè, perché nel Medioevo insomma era abbastanza difficile affrontare il dubbio scettico. E poi la matematica, dove sono i numeri? Sono là, sono qua, come dice Mill, o dove sono? E aspetta, mi sono persa io. Scusi, scusi, stanca, mi dica, ripeta. Se seguiamo il ragionamento di prima, arriveremo al punto opposto dove... Arriviamo al punto opposto dove ancora questi due, il bene e il male, il bene, il bianco e il nero, l'opposto, non continueranno a non parlarsi, perché se... No. Mi scusi. Quanto è importante cambiare il linguaggio per trovare un incontro tra le due cose? C'è bisogno di un incontro. Io, che la mia idea, cioè, è che poi alla fine Nietzsche ci dice proviamo ad andare al di là del bene e del male, cioè proviamo ad andare al di là dell'etica, anche se poi si appella all'etica. La soluzione migliore secondo me è quella di Moore, che dice, il termine è quello, sopravvenienza, San Francesco, non citiamo i santi, questo frigo è buono. E se io giudico questo frigo è buono, il frigo con le stesse caratteristiche del primo deve essere buono. Lo stesso vale sul male. Però c'è questo problema veramente richiederebbe un'ora, del concetto di sopravvenienza, delle proprietà che sopravvengono rispetto alla concretezza del reale. È un articolo breve quello di Moore, che non credo che sia stato tradotto in italiano, però è notevole. Quasi tutti i filosofi oggi sono che facciano etica o non etica, i filosofi internazionali, non italiani, sono di questo parere, insomma, che sia la teoria migliore per salvare l'etica, perché se no non la salviamo. Un'altra domanda di una donna, femmina, signora. Poi basta, stavolta. No, se c'è una domanda. Siete belle stanche? Belli stanchi. Vediamo. Ringraziamo tutti voi, ringraziamo soprattutto la nostra ospite, la professoressa Nicla Vassallo. Vi invito all'ultimo appuntamento di Parlare Futuro, che sarà a Loreto con Erika Buonaccorti il mercoledì prossimo 5 febbraio alle ore 21:15 alla Sala del Consiglio. Grazie di cuore.